Buongiorno a tutti, eccoci per un nuovo video aggiornamento sullo stato di avanzamento del cantiere della scuola Marzabotto. Un intervento di riqualificazione di quasi 8 milioni di euro, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un importante contributo dell'amministrazione comunale per quasi un milione e mezzo di euro. I lavori procedono nel pieno rispetto di quello che è il cronoprogramma, prevedendo la rigenerazione complessiva dell'edificio. Sono partiti dagli scavi delle fondamenta per rinforzare i clienti e i pilastri che arriveranno fino al tetto. Le condizioni generali della struttura prima di questo progetto pagavano troppi anni di inesistente manutenzione, condizione questa che aveva reso la scuola non più a norma e non più sicura per i nostri figli. L'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la scuola sicura ma anche efficiente, confortevole e funzionale. Per quanto riguarda l'adeguamento statico, e sismico del piano interrato e del corpo palestra rispetto alla prima fase dei lavori. Siamo già alla ricostruzione delle pareti che sono state rinforzate con armature complesse di pilastri per consolidare le strutture. Tutti gli impianti elettrici, illuminotecnici sono stati rifatti e si sta ultimando l'intervento di efficientamento energetico tramite l'opposa di un cappotto termico di pannelli isolanti e di serramenti elettrici. Ora è in corso la fase di tinteggiatura delle pareti esterne della palestra. Lo stato di avanzamento dei lavori ad oggi supera il 30%. La scuola Marzabotto, che ospiterà oltre 600 bambini, è un importante presidio del nostro quartiere e quando riaprirà nel settembre del 2026 sarà più bella, sicura ed efficiente. Questo progetto ci proietta nell'assesto del futuro, un futuro sostenibile e inclusivo.